Ciao Caranto, io oggi non ci sono perché ho un impegno, ma ti lascio in buone mani perché ho chiamato un mio carissimo amico di Napoli che conosco da tempo, è un maestro della pizza napoletana e oggi ti farà proprio una ricetta tipica delle sue parti. Mi raccomando, la postazione, tienimela d'occhio come sempre, soprattutto il mio cucchiaio e noi naturalmente ci vediamo domani, io torno prestissimo. Un abbraccio! Ma tu pensa, Vincenzo Capuano, allora lo facciamo entrare! Allora, la garanzia ce l'ha data Vincenzo, benvenuto! Benvenuto, caro! Allora, la garanzia ce l'ha data Fulvio, io mi fido, ma anche la tua storia professionale, perché pensate, insomma, alla tua famiglia, Vincenzo Capuano, da intere generazioni, quindi il nonno, generazioni. tre Mio nonno, mio padre ed io. Spero anche mio figlio un e giorno. anche tuo figlio. Tu hai già un figlio? Sì, piccolino, sì. Quanti anni ha? 4 anni. 4 anni, Vincenzo. Tu hai conosciuto Fulvio? 10 anni fa. Perché pensate, questo ragazzo, lo dico perché insomma, hai 33 anni, quindi posso chiamarti ragazzo, è partito da Scampia, eccola Sì. qua la foto con Fulvio, è partito da Scampia e poi è andato a conquistare il Oltre mondo. 40 paesi, ho portato un po' di Napoli in tutto il mondo. Ma che meraviglia, E bravo! ho conosciuto Fulvio che è un fratello. E hai conosciuto Fulvio a New York? A New York, mi ha aiutato, mi ha salvato una serata, non mi funzionava l'impastatrice, mi ha prestato la sua e siamo diventati amici. E poi ci siamo incontrati in giro per il mondo. In giro per il mondo, bellissimo. Allora, oggi ci insegnerà Vincenzo a fare, lo dico al pubblico a casa, la pizza margherita fatta in casa e la farà proprio con voi, passo dopo Sì, la facciamo passo. in casa come se fosse in pizzeria, svelando qualche Esatto. trucco. Partiamo dagli ingredienti, abbiamo la farina 500 grammi, 300 ml di acqua, 1 grammo di lievito di birra, 15 grammi di sale, 160 grammi di passata di pomodoro, olio evo e 100 grammi di fior di latte. Ok, mettiamo già le mani in pasta, Partiamo, sì, dai. partiamo subito dalla farina. Ovviamente utilizzerò il cucchiaio di Fulvio, Che, guarda, mi guarda, poi lo raccomando. devi mettere lì Questo non me lo perché. posso portare a No, Napoli, non purtroppo. puoi. Poi sciogliamo il lievito nell'acqua. Ovviamente l'acqua cerchiamo sempre di non averla troppo calda, ma a temperatura ambiente. Andiamo a sciogliere il lievito in questo modo, fin quando non è sciolto. Andiamo a versarlo tutto all'interno della farina. Ecco qua. E poi cominciamo ad impastare con il famoso cucchiaio Di di Fulvio. Fulvio. Quindi Ecco qui. farina e lievito, fate attenzione perché noi poi seguiremo la lievitazione di questa pizza che è di quanto tempo? Sì, totale 8 ore, quindi si può programmare la mattina per la sera, ma adesso la facciamo insieme, in diretta, passo passo. Ok. Una volta che cominciamo ad amalgamare gli ingredienti, possiamo aggiungere il sale fino. E il nostro obiettivo adesso, Antonella, è quello di staccare l'impasto dall'interno di questa ciotola. Quindi cominciamo a lavorarlo energicamente, in questo modo, fin quando l'impasto non si stacca. Quindi ci vuole un po' di olio di gomito. Certo. Ecco qua. Fare la pizza in casa è davvero una soddisfazione E poi tra l'altro mi incredibile. dicevi che tu durante la Sì. pandemia hai sviluppato, perché lui ha sempre avuto la pizzeria, chiaramente, quindi la pizza al forno, eccetera, invece si è dovuto ingegnare, no? Sì, Per infatti, questa. ho dovuto alla fine ingegnarmi e fare. Penso, ho rotto il forno di casa, ho fatto così tante prove. Ecco qua, una volta completato, andiamo a coprirlo con un panno, in questo E dobbiamo modo. lasciarlo quanto tempo? Adesso facciamo una pausa di 40 minuti e dopo poi prepareremo la pizza. Quasi 40 minuti, è perfetta perché io ritorno proprio nel tuo orario, va bene? A dopo. Grazie Vincenzo. A fare espressa la nostra pizza margherita con Vincenzo Caputo. Allora, Ecco, ci Vincenzo, siamo. siamo rimasti lì 40 minuti che doveva riposare, Ha riposato ok? 40 minuti. Oltre Perfetto. al tempo ha assorbito anche la gioia che c'è nell'aria, tutta questa felicità. Ridiciamo come siamo arrivati a questo, mettendoci Molto 5. semplice, farina, acqua, sale e lievito tutti insieme e poi abbiamo impastato. E Ok. questa è la giusta consistenza, eccola qui. Possiamo Perfetta. anche girarla sul banco, utilizzare un po' di semola, in questo modo andiamo a porzionarlo. Questa ricetta usciranno 4 pizze margherite. Ecco qua. Una volta fatto, andiamo a fare il panetto in questo modo a mano. Possiamo anche aiutarci qui sulla spianatoia facendo questo movimento. L'importante è stringerlo bene nelle mani, altrimenti tenderà troppo a rilassarsi. Prendiamo un vassoietto del genere, mettiamo un po' di semola, così per non farla attaccare, andiamo a sistemarlo. Giriamo sempre bene, 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 bene nelle mani. Ecco, questo è un gesto che faceva sempre mio nonno quando da piccolo mi portava con lui in E tu pizzeria. hai. E quindi lo. La famiglia Capuano abbiamo detto intere generazioni, no? Sì. Poi Di pizzaioli e quindi oggi. copriamo. Ecco, e quindi copriamo. Sì, con la pellicola o un panno Esatto, umido. o un panno umido. Ecco qui.
Adesso c'è la pellicola che insomma va bene. Sì, va benissimo anche questa, sì. Io utilizzo sempre il panno umido, preferisco usare poca pellicola, però è va anche bene. Quindi la lasciamo lievitare. La lasciamo lievitare. E dopo 6-8 ore, ecco qua che il panetto ha raddoppiato il suo volume. Ha raddoppiato. E questa è la pizza che poi noi andremo, appunto, sì, andiamo a... Il raddoppio è un segnale importante, vuol dire che il nostro panetto è fatto bene, quindi è lievitato bene, possiamo sistemarlo in questo modo, guarda. Ecco qui. Adesso noi già saremo pronti per poter fare la stesura della pizza, okay, utilizzando l'arte del pizzaiolo napoletano, patrimonio dell'UNESCO. Ecco qua, guarda. Andiamo a stenderlo, ovviamente con le mani, senza utilizzare facciamolo il mattarello. Facciamolo vedere piano piano che abbiamo ecco tempo. Qua, guarda qua, vedi? Ecco. L'importante è mettere sempre, portare tutto l'ossigeno che è all'interno del panetto verso il cornicione, il famoso bordo della pizza napoletana. Che è alta, vero? Un sì, po' alto, che è alto il cornicione. Sì. È una sfumatura personale. Mm. Si può modellare con le mani e quindi decidere poi come fare questo cornicione. No, perché andiamo piano piano, perché vogliamo proprio insegnare a casa, anche manualmente, sì, a fare la vera pizza margherita napoletana. Il primo consiglio quindi... che do è sempre quello di utilizzare un po' di semola, Antonella, così non si attacca sul banco, giusto, di lavoro, e possiamo fare la stesura classica napoletana che simula uno schiaffo un po' in questo modo, e la pizza ruota nelle mani. Ah. Quindi possiamo stendere. E si allarga, così, vedete, in questo si modo. Si allarga piano piano, sì. È sempre bello guardare, guarda qua, questo movimento, che non è molto difficile da fare. L'importante è non farla bucare. No, è difficile fare le cose per aria. Quello ma insomma, freestyle. Così, quello è il freestyle della pizza, e poi magari uno la pizza non la sa nemmeno fare. Poi andiamo a completarla. Facciamo oggi la classica margherita. Certo. Quindi mettiamo un po' di pomodoro. Possiamo anche schiacciarla a mano, non esageriamo. Ecco qui. E si lascia sempre il bordo. È un segreto anche per mettere il pomodoro, cioè la quantità, ad esempio. Sì, non bisogna esagerare, altrimenti la pizza viene troppo umida. E bisogna lasciare un po' questi segnetti. Questi segnetti così bianchi, sì, vedete, in questa maniera. Con un cucciaio non bisogna schiacciare troppo forte. E non andare troppo sul bordo. No, anche, perché altrimenti poi dopo esce fuori e si attacca anche nel forno di casa. Ma assolutamente. Ecco. Però tu metti l'olio, il sale? No, metto solo un grammo di sale ogni 100 grammi di pomodoro, ma tutti i pomodori che utilizzo. Solo sale? Solo sale, sì, solo sale. Poi abbiamo il fior di latte. Ecco, lo possiamo tagliare al momento. Perfetto, molti dicono io voglio la pizza con la bufala. Sì, va trattata prima la bufala, però è buonissima, insomma, la bufala. Però non bisogna usare la bufala che uno ha in casa, perché magari uno dice ho la bufala in casa, no, perché dopo diventa troppo acquosa la, sì, pizza. Sì, bisogna scolarla, tagliarla almeno 2-3 ore prima. Ok, quindi se avete una bufala dovete aprirla 2-3 ore prima. Bisogna anticiparsi. Invece il fior di latte. Il fior di latte è perfetto per la pizza napoletana, cioè nasce proprio col fior di latte. Lo sistemiamo così, un po' a fiore, ecco qua. Giusto, margherita. Pizza margherita che poi rispecchia anche quello dell'Italia. Anche qui non troppo né troppo poco, no, giusto? No, evitiamo sì di metterne troppo, possiamo aggiungere un poco in più, giusto, vedi, lo taglio con la spatola come si faceva nelle pizzerie storiche napoletane. Che si tagliamo al momento. Perché? Sì, così lo tagliamo al momento e viene sempre bello fresco sulla pizza in questo modo, vedi? Altrimenti se lo tagliamo prima potrebbe seccare un po'. Ecco qua. Okay. Poi adesso viene il momento più importante, dobbiamo andare in forno, la cottura, che in casa, giustamente nella pizzeria abbiamo i forni a legna, invece in casa durante anche la pandemia abbiamo sperimentato delle tecniche. Tu le sperimentate tante però. Penso ho rotto il forno pizza di casa, esatto. Mia mamma voleva ammazzarmi. Adesso andiamo in forno, il forno va preriscaldato alla massima temperatura, in media siamo intorno ai 250 gradi, e utilizzo oggi una pietra refrattaria, quindi prendo una pala, spalla, del genere, una pala. Sì. Andiamo a impalarla in questo modo. Cerchiamo di togliere la farina in eccesso, altrimenti brucia e viene sotto un po' quelle sfumature gialle che sono un po' amare, quindi va evitato di mettere troppa farina, ecco qua, in questo modo. Adesso andiamo in forno, se non abbiamo una pietra refrattaria va bene anche una teglia messa al contrario, l'importante è che sia rovente, così okay, simula proprio il biscotto del forno. Esatto. Andiamo in forno? Andiamo in forno, anche se la pietra refrattaria si trova, Sì, ce ne sono perché tanti. Perché si può prendere tranquillamente, e adesso andiamo a vedere, tanto ti sbaracco un po' che così... Una volta infornata la pizza, cerchiamo sempre di non aprire il forno per far cercare di crescere il più possibile il cornicione e far asciugare tutti, certo, gli ingredienti. Andiamo, siamo pronti. Quindi eccola la pietra refrattaria c'è ormai nei forni e questa è... Eccola qua. Grazie. Ecco ma qua. Ma guarda che meraviglia, Lorenzo. Aggiungiamo solo un po' di basilico. Direttamente dalla piantina. Bello fresco.
Senti, è un filo d'olio. Servi la pizza che noi vogliamo assaggiare, ma quel pentolone qua di rame, che cos'è, scusa? Questo è un oggetto storico della mia famiglia, è una stufa dove prima si portavano le pizze a portafogli in giro per i vicoli di Napoli. Si mettevano in testa, mio nonno era un garzone e vendevano le pizze nei vicoli di Napoli. Perché la pizza può essere mangiata o tagliata con la rotella, oppure si può mangiare a portafoglio. Ah, vedi. In questo modo, guarda. Sì, si mantiene calda, ma così è un po', come dire, no, magari tagliamola in due, ecco, un pezzettino, ecco, così la possiamo assaggiare, no? No, 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 ecco qua. Fulvio, sì, poi intanto ne cuociamo un'altra, ce la facciamo, io voglio assaggiarla. A costo di non... Prego. Tutto di nuovo non lo sai, ma... Che meraviglia. No, io credo che me la rubi, non suona. No, oggi lo scoiattolo, secondo me sta fino a una pizza di ghiande, non so cosa sta escogitando. Io qua, sono un assaggiatore. Ecco qua. Grazie, molto gentile. No, no, ce l'hai già. Esagerato. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Grazie di tutto.